Oggi parleremo del temutissimo spazio-tempo. Questo video può essere solo a scopo divulgativo, quindi potrei non usare tutte le terminologie scientifiche adatte, perché appunto questo lo fa spiegare che cos'è in maniera basilare lo spazio-tempo. Ma ora iniziamo. Prima di Einstein, lo spazio e il tempo erano due cose distinte, una era in metri, una era secondo, ed erano apparentemente, non c'era nessuna relazione, nessuna forza che li metteva in relazione, a parte una, la velocità. Spazio fratto tempo, metri fratto secondi. E un'altra che ad oggi viene molto usata è l'anno luce, che rappresenta lo spazio che percorre la luce in un anno, che è pari a 9.460 miliardi 730 milioni 472.581 chilometri. Sì, è molto più facile dire un anno luce, per questo che viene detto un anno luce, che potrebbero però essere anche i like sotto il mio video, quindi sei ancora in tempo a mettere like per supportarmi, grazie mille. Quindi anche l'anno luce ha una relazione con lo spazio e con il tempo, perché è la distanza, quindi spazio, che la luce percorre un anno, quindi tempo. E grazie ad Einstein abbiamo capito che l'unico valore assoluto è la velocità della luce, nota come costante c. Ma come mai, adesso vi chiederete, lo spazio e il tempo non sono dei valori assoluti? Cioè, il tempo un'ora è sempre un'ora, lo spazio da qui a Cuneo è sempre 60 km, vi chiederete adesso qual è l'inghippo. Beh, l'inghippo è che noi vediamo solo ciò che è presente qui sulla Terra. Infatti, se dovessimo essere precisi, il tempo cambia anche qui sulla Terra. Se siamo in montagna, il tempo scorre più lentamente rispetto al mare. Per esempio, nell'ISS ogni 6 mesi invecchiano gli astronauti 0,007 secondi in meno rispetto a qui sulla Terra. Quindi Samantha Cristoforetti non ha 47 anni, 2 mesi, 8 giorni, ma avrà 47 anni, 2 mesi, 7 giorni e 23 ore, 993. Quindi alla fine un cambiamento irrisorio. Ci tengo a dire che per me oggi è giovedì 4 luglio. Lo spazio e il tempo sono strettamente interconnessi fra di loro e sono inversamente proporzionali, perché infatti, vi prendo un attimo la lavagnetta, facciamo finta che il tempo sia qui e lo spazio sia qui. Se il tempo aumenta, lo spazio diminuisce. Se il tempo diminuisce, lo spazio aumenta. Però lo spazio-tempo non è in due dimensioni come questo, ma è in quattro dimensioni: x, y, z più il tempo, che per noi di per sé è impossibile da vedere. Lo spazio-tempo l'abbiamo capito, ma adesso dobbiamo capire una cosa: ma lo spazio-tempo si può curvare? Cioè è curvabile o è rigido? Beh, in effetti sì, si può curvare. Se c'è una massa, si curva. O meglio, più è pesante quel corpo, più si curva. Un po' come pensiamo, abbiamo un telo non tesissimo, abbastanza teso, ci mettiamo un oggetto di piombo, beh, quello si curva tantissimo. Se invece prendiamo un oggetto di alluminio, non si curva molto. Più o meno il meccanismo è lo stesso. Mentre dobbiamo ricordare che lo spazio-tempo, o meglio il tessuto dello spazio-tempo, è quadridimensionale e non tridimensionale come un tessuto, perché abbiamo anche il tempo. Ora, noi questo come l'abbiamo capito? Beh, grazie alla luce. Perché se lo spazio-tempo fosse incurvabile, beh, cosa avremmo? Avremmo che la luce, che va da un corpo A a un corpo B, noi siamo qui, e qui è la luce emessa dalla lampadina, arriverebbe così, come una linea retta. E quindi noi vedremo che quella stella è in quella posizione lì. Beh, non funziona proprio così. Perché se noi abbiamo una massa e abbiamo una luce, cosa succede? Noi siamo questi osservatori qui. Sì, vabbè, lasciate stare il disegno, che è un po' bruttino. Cosa succede? Che la luce arriva di qua e dovrebbe arrivare di qui se non fosse incurvabile. Vedendo che c'è qui una luce, a parte che qui c'è un'altra stella, quindi casomai non la potremmo vedere. Il problema è che quando arrivando così, facendo fa anche così, poi sì, il problema è che si curva e noi e arriva qua. Arriva così, da noi arriva così. Quindi cosa succede? Che noi vediamo che quella stella, al posto di essere qua, la vediamo qui. Cosa è successo? Si è deformato. Come mai si è deformato? Perché lo spazio-tempo si è deformato. Prima di Einstein, come vi sto spiegando anche prima, lo spazio si pensava che fosse rigido, quindi incurvabile. Però adesso che ci pensiamo è, ma se lo spazio era rigido,
i pianeti come fanno a girare in maniera ellittica? Beh, Newton la vedeva un po' come una forza di gravità. Due corpi si attraggono e questa attrazione creava in qualche maniera un giro, una rotazione del pianeta in maniera ellittica. Anche se di per sé neanche lui aveva capito in maniera molto, in maniera accurata, completa, come funzionasse veramente. Einstein allora scoprì una cosa più logica, più reale, ed è la curvatura dello spazio-tempo, cioè che attorno a massa si curva e quindi i pianeti iniziano a girare attorno. Non avete capito molto bene, adesso facciamo un esperimento. Prendiamo come esempio questa pallina. Se lo spazio-tempo è rigido, o meglio lo spazio è rigido, e la pallina deve girare ellitticamente, di per sé farebbe così, cioè andrebbe in linea retta, non girerebbe. Poi vabbè, lasciate stare, questa non è proprio una pallina di carta. Ma se noi prendiamo un altro corpo, ok, prendiamo un altro corpo più piccolo, Newton pensava che di per sé cosa succedeva? Che tramite l'attrazione iniziavano a ruotare in maniera ellittica. Il problema è che non aveva molto senso, nel senso che neanche lui aveva capito perché c'era questa forza e come funzionava bene. Allora cosa è successo? Che Einstein ha pensato che, quindi, lo spazio-tempo non è curvato, arriva questo corpo e lo curva, e il pianeta, cadendo in questa sua curvatura, continua a girare. Il problema è che dopo tantissimo tempo rischierà di cadere nella stella. Quindi Einstein ha scoperto che la gravità non esiste, ma esiste la curvatura dello spazio-tempo. E dando una definizione più o meno giusta, diciamo che più la massa è grande e più si curva lo spazio-tempo, e quindi il tempo va più lento. Più la massa è piccola, più meno si curva lo spazio-tempo e il tempo scorre più velocemente. Abbiamo interruzione di servizio. Qui è il nostro gatto Serafino Cicino. Va bene, ciao Serafino. Adesso facciamo un astro riassuntone. Allora, per prima cosa abbiamo scoperto che la relazione tra lo spazio e il tempo, quindi, cioè, che prima si pensava che lo spazio-tempo fossero due cose completamente diverse, e poi abbiamo scoperto che di per sé sono strettamente in relazione. Poi abbiamo scoperto la variazione del tempo, cioè che il tempo non scorre sempre nella stessa maniera, ma varia. Anche, e poi abbiamo scoperto anche la variazione dello spazio, perché più il tempo va veloce, lo spazio è minore, più lo spazio è maggiore, il tempo è minore. Insomma, sono inversamente proporzionali. Poi abbiamo scoperto la curvatura dello spazio-tempo, quindi lo spazio-tempo che si può curvare, e successivamente abbiamo capito che la gravità di per sé non esiste, ma esiste la curvatura dello spazio-tempo che funge, tra virgolette, da gravità. Ebbene sì, il video per oggi è finito, ma noi ci vedremo sempre qui su questo canale con un nuovissimo video. A presto!